Bentornati di nuovo sul mio canale, oggi faremo insieme un vero e proprio allenamento mirato a tonificare e scolpire tutto il nostro corpo. Oggi potrà tornarci utile una bella bottiglia d'acqua a portata di mano e come vi dico sempre, in qualsiasi momento sentite la necessità di fermarvi, voi mettete il video in pausa, prendete un paio di respiri e ripartite quando sarete pronti. Ci portiamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Allarghiamo leggermente la posizione delle ginocchia, cerchi grandi con il bacino. Prima in un verso. E poi nell'altro. Espiro indietro, inspiro in avanti. Sui talloni, portiamo i gomiti a terra, facciamo dei bei respiri, prima di iniziare ci prendiamo questo momento per riconnetterci con il respiro. Iniziare ad attivare l'addome. L'attenzione sul nostro corpo. Inspirando, torno in quadrupedia, di nuovo ginocchia, mani e larghezza delle anche. Inspirando, distendo contemporaneamente il braccio destro e la gamba sinistra. Sguardo a terra, mantengo per 5 respiri, 5 lunghi respiri. Addome attivo, le anche sono parallele al tappetino, rimango qua. E da qui molleggio, pulso verso l'alto. 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciolgo. Cambiamo gamba, stessa identica cosa. Inspiro, espiro, butto fuori l'aria, attivo l'addome. Distendo contemporaneamente il braccio sinistro e gamba destra. Mantengo. Vado su, salgo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, torno giù. Ora distendiamo di nuovo, braccio destro, gamba sinistra, fletto. Pieghiamo sia il gomito che il ginocchio, inspiro indietro, espiro, porto il ginocchio lateralmente e torno, ancora 3, il ginocchio rimane alto, 4, respiro 5, 6, 7, ultimi 3, 2, cambiamo gamba, torno in centro, allungo bene e vado, 1, 2, 3, continuo, sei, su bene con il ginocchio, 7, 8, 9, e stop, ci sediamo sui talloni e allunghiamo prima le mani verso sinistra,
allungo bene le mani su per le spalle, bei respiri. E vado dall'altra parte. Ok, quadrupedia. Ginocchia sotto le anche, inspiro, carte, stai giù. Saremo qui solo di passaggio. Fletto intanto un ginocchio alla volta. Sguardo tra le gambe. Fermiamo i piedi avvicino il più possibile, talloni al tappetino e un piede alla volta cammino verso le mani. Rimango giù con la testa, srotolo la schiena ispirando verso l'alto. L'ultimo a salire la testa. Ora piedi belli larghi, punta verso l'esterno. Mani al centro del petto, scendo giù, le ginocchia spingono bene indietro, la schiena è dritta, non siamo in avanti. Inspiro, salgo, punta dei piedi, torno e vado. 3. Quando salgo stringo bene i glutei, butto fuori l'aria. 4. 5. 6. 7, continuo, respiro, scaldiamo bene le gambe, 8, e attenzione, rimaniamo giù, mani ai lati della testa, scendo a sinistra, inspiro, torno, espiro, rimango basso con le anche, se serve ovviamente potete salire leggermente. Respiro, ultimi 3, 2, so che le vostre gambe stanno tremando, ed ultimo, salgo, distendo, sciolgo un po' le gambe, e da qui, inspiro mani verso l'alto, espirando ci flettiamo in avanti, le ginocchia possono rimanere piegate, mani sulle cosce, tibie oppure possono scendere a terra, testa morbida. Verso il tappetino e se riusciamo prima di stendere le gambe. Faccio dei bei respiri. Il peso del nostro corpo è al centro del piede, non siamo tutto indietro, nemmeno tutto sui punti. Ispirando lentamente, srotola la schiena e torno su. Ora partiamo con la nostra sequenza. Inspiro, mani verso l'alto. Espiro, portiamo le mani a terra, fletto le ginocchia. Un piede alla volta, vado indietro, cara testa in giù. Quadrupedia. E ci posizioniamo in un plank laterale. Ci portiamo in plank laterale. La mano destra rimane attaccata a terra, ginocchio destro appoggiato a terra, gamba sinistra distesa. Possiamo portare la mano sul nostro fianco oppure vicino alla testa. Distendo bene il piede sinistro, la gamba sinistra, salgo, scendo. E vado, 2, 3, 4, continuo e respiro. Rimango su e molleggio. Rimango per 5, 4, 3, 2 e l'ultima. Riposo per un momento. Torno su con la gamba e questa volta oscillo in avanti e indietro. Stringendo bene entrambi i glutei. Avanti e indietro. Inspiro indietro e espiro in avanti. 3, 2 e l'ultimo. Torno giù, ci corichiamo,
sempre sullo stesso fianco. Gomito destro appoggiato a terra, piedi uniti, sollevo il ginocchio sinistro. Salgo, torno. 9, ultimo. Ora salgo anche con il piede sinistro, avviciniamo il ginocchio sinistro a terra davanti alla gamba destra e riapro, aprendo bene le anche. Vado in avanti, torno. 4, tocco, apro, tocco, apro, ancora 3. 2, 1, vado con l'ultimo, tocco, apro bene e ciclo richiamo a terra. Distendo bene entrambe le gambe sono in linea con il corpo, leggermente in avanti rispetto al nostro busto, salgo con la gamba sinistra, salgo con la destra, torno giù con entrambe le gambe, sinistra, tocco, sinistra, destra, scendo, ancora, continuo questo movimento, punto bene i piedi, continuiamo a respirare, distesa, lavoriamo sull'interno coscia, salgo, torno, 2, 3, stringo bene verso l'alto, 8, 9, 10, ancora ultimi, 10, poi cambiamo gamba, 9, 8, 7, 4, 3, 2, attenzione, rimango su e molleggio, rimango per 5, 4, 3, 2 e lascio andare. Ok, lentamente torniamo in quadrupedia. D'acqua, mettermi in pausa, io mi giro dall'altra parte, voi potete rimanere sullo stesso lato del tappetino, semplicemente cambiare la gamba. Se siamo pronti, inspiro, sguardo verso l'alto, espiro, butto fuori tutta l'aria, attivo l'addome, al prossimo inspiro, con le dita piedi sul tappeto, cala e stai giù, respiro. Allungo bene tutta la catena posteriore, inspirando di nuovo quadrupedia, ci posizioniamo tra in laterale, mano sinistra sotto la spalla, gamba destra distesa, mano può andare vicino alla testa, salgo, torno, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e rimango, molleggio, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, torno per giù per un momento, risalgo, mantenendo la gamba in linea, vado avanti e indietro, 2, 3, stringo bene i glutei indietro, 4, 5, 6, ultimi, respiro e torno giù,
scendiamo sul gomito, ci portiamo sul tappeto, piedi uniti, gomito sotto la spalla e apro, su, due, tre, quattro, il ginocchio punta bene verso l'alto, cinque, saliamo anche con il piede destro, tocco con il ginocchio destro in avanti, apro bene le anche, tocco, apro, tre, quattro, cinque, ultimi, cinque, quattro, tre, due, e ci sostiene, non ci fa scivolare in avanti, bene, ultimo, rimango su, tengo per 5, 4, 3, 2 e lascio andare, ok, è arrivato il nostro momento preferito, cioè quello dello stretching meritato, direi dopo quello che abbiamo fatto insieme oggi, pancia in su, portiamo entrambe le ginocchia ai lati del busto, non andiamo da una parte all'altra, massaggiamo la parte più bassa della schiena, respiriamo, rimango al centro, richiudo le ginocchia, ampliare la parte torna su un pochettino, ora la gamba sinistra è come piegata, distendo la destra e proviamo ad avvicinare la gamba destra verso di noi, andiamo bene verso di noi, se non riusciamo ad afferrare la gamba perché magari abbiamo molta tensione qui, allora lavoriamo semplicemente portando, cercando di portare il piede più martello possibile, in alternativa afferriamo l'ultima coscia, la tibia o se riuscite anche la luce. Facendo dei bei respiri. Avvicinando sempre di più la gamba verso di noi, vedrete che si riuscirà ad avvicinare sempre di più. E lascio andare. Cambiamo gamba, distendo bene la sinistra, piede più martello che riusciamo, e afferro. Una gamba molto probabilmente sarà più flessibile dell'altra, ma questo è normale, quindi non vi preoccupate. Abbiamo sempre un lato del nostro corpo un po' più flessibile rispetto all'altro.
gambe su, bene distese. Proviamo ad afferrare dietro le cosce, se non riusciamo, rimaniamo qui. Afferro dietro le cosce, distendo, attivo bene entrambe le gambe. Ultimo respiro. Punto bene le dita dei piedi, distendo bene anche il dorso. E torno giù con un piede alla volta. Ora, ultima posizione. Uniamo i piedi al centro del tappeto e lasciamo cadere le nostre ginocchia verso l'esterno. Ora lentamente ci andiamo a coricare su un fianco. Potete portare, se siete più comodi, un cuscino tra le ginocchia o, in alternativa, portare anche la gamba destra piegata davanti alla gamba sinistra. E rimaniamo qua per qualche respiro. Portiamo la nostra mano sull'addome, inspirando sento come si espande, e inspiro butto fuori tutta l'aria. Ancora inspiro, espando, e espiro. Portiamo la nostra attenzione proprio sul respiro. Ancora in. Espiro. Ancora tre. Espiro. Due. Butto fuori. E l'ultimo. Espiro. Possiamo lasciare la mano sul tappeto, potete rimanere in questa posizione ancora per quanto tempo sentite che ne avete bisogno. In alternativa possiamo lentamente riportarci in posizione seduta, aiutandoci con le mani. Torna al centro e incrocio le gambe. Ancora gli ultimi respiri insieme, inspirando braccio verso l'esterno, salgo su e espiro al centro. Ancora inspiro, sguardo al soffitto e espiro. Ancora in e espiro. E l'ultimo, espando, espirando, fermiamo le mani al centro del petto. Grazie per avermi seguito fino a qui. Namaste.